I magistrati erano sorpresi ovviamente anche loro per l'accaduto, ci siamo un po' spiegati, abbiamo detto che secondo noi non riuscivamo a vedere, avevamo particolari segnali di particolare disagio. Io ho anche sottolineato che anche gli agenti di polizia penitenziaria del Beccaria è 30 anni che non hanno un comandante, li mandano qui giovani giovani senza nessuna formazione. Questo non giustifica l'accaduto, ma ci sono sempre, in ogni reato ci sono sempre delle premesse. Dopodiché i magistrati faranno la loro parte, l'organizzazione di qui e il Ministero deve fare un'altra parte, perché se avessimo finalmente un comandante che si occupasse, se non ci arrivassero ragazzi che con età magari inferiore ai detenuti, forse certi incidenti non capiterebbero. Ma più che competizione, è questione di autorità. Cioè, quando in un gruppo c'è un. Io vedo gli agenti che ci sono adesso. C'è un agente che ha 40-50 anni e parla con i ragazzi, ha un altro tipo di. Ha un tipo di autorità. Se quello che presiede alla gestione del gruppo ce n'ha 24 di anni, è un'altra storia. Ovviamente. Grazie mille. Prego. Grazie padre. Ma qui ci sarebbe bisogno che quelli che sono qui e che staranno qui, se no, beh, qui c'è stata una buona formazione, ma poi un turnover pazzesco. Sei sempre da capo. Io spero che arrivino finalmente gli agenti di polizia, gli educatori, i formatori, il comandante che stia qui un periodo di tempo, e allora la formazione avrà senso. Il senso della formazione è sempre quello del lavorare insieme. E se a Milano arrivano 1.400 minori stranieri non accompagnati, il comune ne ospita la metà, l'altra metà sono in giro. Noi siamo pieni di ragazzini che fanno reati della sopravvivenza. E dopodiché un po' li teniamo qui, un po' ci chiacchieriamo e un po' con depressione forte loro e nostra li rimettiamo dove? In strada. Allora essere dentro in questo circuito vi assicuro che è particolarmente faticoso. Di buona volontà ce n'è tanta, ma anche di gente di buona volontà ce n'è tanta. Qualcuno ha preso la sua mazzata, compreso il sottoscritto, per questo evento, ma adesso è il caso, con gli occhi più aperti, di ricominciare. Non fosse per nessun altro motivo, se non sul fatto che siamo ancora pieni, perché la Caivano, tra i tanti danni che ha fatto, è quella di riempire le carceri. Noi adesso saremo 80, 85, 90, non so quanti siamo, ma fine settimana saremo anche 100, perché il grosso numero ovviamente aumenta, complica un po' la situazione.